Io sono Nicole e studio farmacia. Io sono Elena e studio chimica e tecnologie farmaceutiche. My name is Amir and I study genomics at the University of Bologna. Sono Alberto Danielli, professore di biologia molecolare all'Università di Bologna. Mi chiamo Nicole e sono al secondo anno di scienze farmaceutiche applicate ed in particolare frequento il curriculum tecniche erboristiche. Sono Caterina e studio pharmacy nel campus di Rimini. Sono Pietro, studio a scienze farmaceutiche applicate di Imola nella sezione di tossicologia ambientale. Sono Vincenzo Tumiati, sono il coordinatore del corso di pharmacy. Sono Patrizia Creglia e sono un docente di tossicologia presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie. Il nostro dipartimento attiva i corsi dell'area tematica farmacia, che sono tre. Due lauree, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, farmacia e chimica tecnologia farmaceutiche, e la laurea invece triennale in scienze farmaceutiche applicate, che si svolge presso la sede di Imola. Quali sono le caratteristiche dei corsi dell'area farmacia? Beh, entriamo a 360 gradi nel mondo del farmaco, nel mondo della salute e nel mondo del benessere. È vero che ci occupiamo del farmaco, ma anche di tutti i prodotti della salute, quali gli integratori alimentari, i dispositivi medici e i prodotti cosmetici. Il punto di forza sono le materie che vengono insegnate. C'è un perfetto equilibrio tra area chimica e area biologica. Altro punto di forza è la presenza dei laboratori didattici a posto singolo. Altro punto di forza è la possibilità di svolgere tirocini, di cui uno è obbligatorio, perché ricordiamo che con l'uscita del decreto ministeriale specifico la laurea in farmacia, la laurea in chimica e tecnologia farmaceutica diventano lauree abilitanti. Sul sito dell'università ho cominciato a guardare il corso di farmacia. Trovavo le materie del primo anno molto interessanti, molto adatte a me, e i primi due anni giustamente sono stati molto introduttivi e al terzo anno invece mi sono sentita veramente presa da tutto quello che stavo studiando. Era assolutamente interessantissimo, stavo toccando con mano quello che è realmente il corso di farmacia. Ho scelto di studiare chimica e tecnologie farmaceutiche perché al liceo vedevo che mi interessava sempre di più la chimica organica e poi c'era il mondo dell'ambito medico e clinico che comunque mi appassionavano. E ho trovato il corso di CTF, appunto. Essendo una laurea a ciclo unico, ho potuto partire dalle basi e andare sempre di più, appunto, nei dettagli delle materie che studiavo, sempre affiancando la didattica in aula con i laboratori a posto singolo, che sono sicuramente un fiore all'occhiello di questo corso. Sono qua a presentarvi i corsi di genomics e di biotecnologie. Sono due lauree triennali, biotecnologie insegnate in lingua italiana e genomics in lingua inglese. In particolare biotecnologie forma profili professionali che hanno una grande competenza e conoscenza dei meccanismi molecolari alla base del funzionamento delle cellule e utilizzano questa conoscenza per sviluppare prodotti, applicazioni e servizi nel campo biomedico, nel campo della green economy, nel campo industriale. Se vogliamo fare un esempio, la recente risposta al Covid, i vaccini a RNA, i tamponi antigenici, i tamponi molecolari sono tutti prodotti biotecnologici. D'altra parte abbiamo genomics. Lo ripeto in lingua inglese, genomics approccia la genomica, che è quella disciplina che studia come tutti i geni di un organismo o di un individuo o di una cellula interagiscono tra di loro e con l'ambiente. Fa questo con un approccio olistico, cercando di vedere l'immagine completa, e per questo produce tanti dati e ha bisogno di analizzare tanti dati, e per questo si affida all'informatica, alla matematica e alla statistica. Here we study different subjects like molecular biology, genetics and programming, because genomics and bioinformatics is a diverse field and it requires different skills. I think that professors at the University of Bologna are outstanding specialists and they teach you how to think like a scientist. From reading the scientific literature to analyzing experimental results, all the knowledge that we gain here will be useful in the future.
me, sempre interessato a tutto ciò che riguardava la salute ed in particolare ho trovato particolarmente interessante questa facoltà perché ti offre veramente un sacco di sbocchi poi per quel che riguarda il lavoro e le diverse magistrali, quindi tecniche erboristiche non è solo andare a lavorare in erboristeria, ma ci sono veramente mille sbocchi. Ho scelto questo corso di studi poiché ti permette di sensibilizzarti sulle sostanze inquinanti e permette di avere durante le lezioni dei laboratori molto forniti di strumenti per avere la miglior esperienza in laboratorio possibile. Tra le varie opportunità che Unibo offriva ho trovato in farmacy quello che stavo cercando per diversi motivi. E tra i principali abbiamo il fatto che sia un corso in inglese e offre più possibilità per il futuro. È un corso molto eterogeneo nel quale non troviamo un solo ambito di studio ma diverse aree disciplinari che permettono di spaziare e di avere una visione più completa sullo studio e lo sviluppo di medicinali o in generale sulla salute. Che cosa si studia a farmacy? A farmacy si studiano i farmaci, si studiano i prodotti per la salute, sia dal punto di vista chimico, sia dal punto di vista biologico, sia dal punto di vista formulativo. Il corso di farmacy, come dice il nome, è un corso internazionale in inglese. La laurea in farmacia, in pharmacy, è una laurea riconosciuta a livello europeo da apposita convenzione e quindi è spendibile in tutti i paesi della comunità europea.